Salve youtubers e benvenuti a un nuovo video di World Rogue Co. Ci troviamo sempre su Yu-Gi-Oh! Con l'amico Joe e stavolta abbiamo anche due nuovi spettatori, Bafio e Vale. Sono sempre amici del canale. Potrebbero uscirsene con qualche commento, quindi non spaventatevi. Tutto qua. Non mangiamo, Io so. Dunque, stiamo provando un abbastanza vecchiotto come deck. Stiamo provando il Destiny and Dragon per quanto riguarda la serie Old But Good. E non copiare gli hobby. E vabbè, tanto ormai lo fanno tutti, l'hai fatto anche tu negli altri video delle cop di Dungeon Defender, quindi. Prega cazzi! Bravo! Eccolo là! Ha parlato! Lo sapevo io. Dai, tanto siamo ormai sti rubacchiando a quel punto. è diventato cosa di moda rubacchiare. Oh guarda, un deck con i draghi. Non lo vedevo da parecchio. Dettami una polimerizzazione. Magari ce l'avessi, allora. Ti setto una compulsory. Ti setto. Ti setto un Forbidden Garment. Poi c'ho due dogma in mano. Una card D. Due dogma in mano. Allora, una card D e un Elemental Hero Woodsman. Che faccio? Metto Woodsman in difesa. Coperto. In difesa, Dan. Vuoi mettere in difesa scoperto? E vabbè, che ne so, non mi ricordo gli effetti di questi qua. Magari lo normal summon 9 si metteva automaticamente in difesa. Non mi ricordo niente. Sì. Poi scatti una carta tipo il Salmo del Monaco, uguale. Evocare un mostro di livello 4 al deck. Questo è l'effetto di evocatore, che non è questa carta. Esatto. Allora. Ah sì, devo terminare il turno. Mi ero un attimo impallato. I nostri spettatori stanno godendo e guardando il duello. Sì, esatto, come potete vedere sto godendo, sì, guardando un po' meno. Mentre uno si expa il PGC di Hub e l'altro fa la squadra di Pokémon. Vabbè, se siamo persone che fanno cose varie, siamo originali. Bravissime. Se riesco a fare davvero. C'è una undercard? No, compulsore non lo sprechiamo così. Allora, vediamo un po' che fa sto Woodsman. Aspert turn during your standing phase, you can add one polymerization from your deck or graveyard. Buono. Pure 2000 di difesa è un buon tank. Un altro per farci del male. Non pesco. Cioè abbiamo 1000 carte per fare polimerizzazione. Non la troviamo. E non ne abbiamo neanche una. Comunque, domanda da spettatore: di cosa è composto il vostro deck? Da carte. Grazie. Bravo, capitano. Magari un attimino più descrittivo. Allora, il nostro deck è composto principalmente da Elemental Hero e da. No, non ha Destiny Hero. Ah, sì, ne ha due. Sì, qualche eroe del Destiny Hero ce l'abbiamo. Giusto Dogma e Plasma in croce, ma ce l'abbiamo. E praticamente lo scopo del deck è fare polimerizzazione ed evocare o uno degli Elemental Hero più potenti oppure il Destiny and Dragon. Infatti che la carta di evocare il deck, quindi vi basate su una combo in pratica. Sì, ma la maggior parte di tutti i deck di Yu-Gi-Oh! Ormai si basano su una combo, Vale, purtroppo. E sul fatto di shotarti in un turno, esatto, e quella è veramente una brutta cosa, soprattutto degli ultimi deck. Infatti io e Joe ci lamentiamo spesso di questa cosa delle combo che ci rompono in due, in neanche due turni. Quindi a gran manetta. Sì, di quando mi ha costretto a fare quel dannatissimo deck dei fratelli strani degli Yojama. Allora, a parte che il Duston, se non facevamo le cagate noi, veniva benissimo. E comunque alla fine il risultato l'abbiamo avuto. E il video è anche piaciuto perché ci stanno almeno quasi 30 visualizzazioni più o meno. Dai una diavolo di polimerizzazione in mano, per favore. No, neanche morto. Allora. Un sacar cardi, allora.
c'ho un altro Guzman, ma a sto punto uso Carcardi, c'hai ragione, perché sennò non la concludiamo mai. Allora, preghiamo in cinese che non ci fanno fuori Carcardi, ma non credo che sprecheranno delle trappole per Carcardi. A volte è Carcardi, sembra uno scioglilingua, Carcardi. A volte ho visto persone che usavano effect dealer su Carcardi. Oh, già. Allora, ho pescato un Future Recovery e il Black Luster. Oh, peccato che non abbiamo carte luce nel cimitero. Già, peccato. Eh sì, ragazzi, ormai mettiamo il Black Luster in ogni deck perché praticamente lo fanno tutti e quindi noi ci uniamo alla massa. Cioè, se andate a vedere un qualsiasi deck competitivo, ormai c'hanno sempre il Black Luster, sempre. Ok, al prossimo turno tengo polimerizzazione. Dici? Mi sto scoprendo Woodsman. Ah, giusto, Woodsman. Però viene nella mia mano. No, nella mia. Ah, sì? Perché è mia. Perché è mia. Santi Face. Santi Face. Io pensavo che la pescava subito invece. Non leggo bene gli effetti. Allora, Drop Face. Ambipace? Sì, Woodsman. Non credo che voglia attivare come cosa. La mia polimerizzazione. Allora, ora diamo il benvenuto alla nostra carta portante. Ah, possiamo subito fare la Destiny Dragon? Sì. Nice. Non vorrei fare Gaia a qualcun altro, quindi voglio Destiny and Dragon. Per non rischiare Force Mirror Force, cos'è varia? Avrei dovuto distruggere l'altra carta. Ma comunque. Vabbè. Comunque avete visto che Destiny Dragon è power come non mai. Per chi non lo conoscesse, per quei pochi, perché cioè, se siete passati per le vecchie generazioni di Yu-Gi-Oh! Avete giocato a Yu-Gi-Oh! GX o cose così, non potete non conoscere. Non per la Destiny prima, ma la seconda. Io non me la ricordo. Perfetto. Sì, invece ci ho giocato. Ah, ok. Il problema è che non me la ricordo. Ci ho giocato tempo molto tempo fa. Vabbè, capita. Ma sai che visto che hai Fusion Recovery in mano, puoi semplicemente riprendere polimerizzazione e l'altro dei due che ci è rimasto male su Slayer. Allora, e non me lo fa attivare però ancora il Fusion Recovery. Allora. Perché devi ancora entrare. Ah, ecco, sì. Lo attivo? Sì. Ok. Recupera polimerizzazione e l'altro dei due che ti serve per fare un altro Destiny and Dragon. Plasma o Dogma? Chi hai in mano? Dogma, allora prendo Plasma. Sì. Poi non è che ce n'ho uno di Dogma, ce n'ho due. No, propulsore. Bastardo. E tanto che stiamo preparando. Ma tanto modo lo rievoco. Che hai risolto. Bene. Vabbè, rievoco il nostro. Adesso lo rievoco con un altro compulsore. Quanto scommetto, dai? No. è un compulsore per deck, non ho limitato. Ah, non ho limitato, non lo sapevo, buona cosa. Minchia. Piccolo spoiler sui video. Dopo arriverà un'altra serie ancora. Una serie segreta giro, ultra figherrima. Dove non farà nulla. Esatto. No, solo un warning. Ah, ci hanno segato le gambe. Aia, fa male segarmi le gambe. Non partirmi con questi eufemismi potenti. E che faccio? Scopro il Woozman o lo lascio coperto? Lascia coperto. Va bene, senti, posso evocare un altro Woozman oppure posso posizionare un Black Horn of Heaven, come si chiama? Metti un altro Woozman. Va bene. Dovrei aggiungere degli Zid in questo deck. Visto che sì, forse Woozman. Sarebbe il caso di ripoternarlo un po'. Okay, vabbè, ma chi se ne frega, old but good. Do, quello che sto facendo funzionerà una volta sola, purtroppo, perché molto adesso che sorpresa. Sarà sorpresa nel video, allora. Non parlare di cos'è, cos'è qualcosa. No, tranquillo. Sempre spoiler sul prossimo video che arriverà a breve, ragazzi. In teoria non farò una ceppa.
uno degli ospiti qui presenti, non faccio nomi, sarà il protagonista del prossimo certo, proprio io. È proprio se non è zuppa. Sì, però ci capirò qualcosa di più. Sì, sarei un commentatore tu. Non sei vabbè, felice, un vendettatore. Su Slayer ci sta rimanendo sempre più male. Continua a spammarci faccette tristi. E qui sono a posto, qui qua. Oh, polimerizzazione. Oh. Vediamo un po'. Benissimo. Non credo che voglio usare un'altra cosa. Anche molto bilanciato. Sì che voglio. Si è corretto subito. Ora. Cosa mi serve? Vampir Sorcerer. Vediamo un po'. Ah, ne avevo sentito parlare di sti vampir. Non dovrebbero essere troppo vecchi. Dovrebbero essere un archetipo di mostri che sono usciti tipo insieme ai Ghostrick. Davvero? Sì, sì. Mi sembra che sono abbastanza recenti, sì. Questo va bene. Non so. Non ho ancora le carte adatte in mano, quindi lascio stare. Tranquillo, vinceremo di effetto di Assassin Dragon. Toglio a meno che adesso non se ne escono con una ecco, aia. Che cosa sta facendo? Prendiamo un pulso e mettiamo anche un Black Horn of Heaven, tranquillo. Sì. Tanto tu non piazza il prossimo Black Horn of Heaven. Però io mi chiedo che cosa voglia mai evocare confusione con un deck Dragon. Non vorrà mica fare il 5 Dragon sto nabbo. Non credo che abbia 5 draghi in mano. Lo spero. Cioè se ha 5 draghi in mano è una cosa. Il Black Laugh. No! Ma è epico sto tizio! Il Dragon Master Knight! No! Vabbè, io vi faccio il compulsori. Subito! No, via. Tu hai fatto il compulsori! Via subito! Non vi voglio vedere! Anche se lo evocava andava a nostro vantaggio. Perché tipo. Certo che comunque anche se la perdono evocare quella bestia hai vinto tutto. No, perché ci andava a nostro vantaggio, perché con l'effetto di Destiny sì, and Dragon. Ma quella carta è epica, cavolo. Riuscire a evocare certe carte epiche. È come quell'altro tizio come che in quello scontro di prima ci aveva evocato Ra. Sì. Poi noi l'abbiamo fatto fuori con un compulsore, però è stato epico il momento che l'ha evocato e gli ha messo tipo 11.500 di attacco. Sì, bisogna aspettare il momento giusto. E allora. Sai che era meglio che mi settavi una polimerizzazione, perché ho appena pescato un altro plasma. Vabbè. Io posiziono Dimensional Prison. Ti sei dimenticato di attivare l'effetto di Woodsman a Stambi Pace, vero? Devi attivarlo tu, non si attiva da solo. Ah cacchio, scusa. E allora c'avevo la polarizzazione, potevo farlo, no. Che disastro. Vabbè, mal giocata, dai. Avete capito chi sto giocando? È con un nabbo che non legge gli effetti. Problemi? Sì, tanta. Legge. Abbastanza. Dai, sbagliando si impara, non è quella grande cosa. Sbagliando si sbaglia. È bagando. Davvero? Non l'avrei mai detto. Ebbene. Allora. Mi apri un mondo di opportunità, Fabio. Ogni volta che mi dici questa cosa. Attenzione. Attenzione. Oh, no, scambio di anime, no. Scambio di anime. Ci sta sacrificando le nostre foreste. Carta no? Che avranno bannato 5.000 volte, poi hanno risbannato. Non si capisce mai. Cos'è quel coso? Vuoi fare questo? Va pesciato. Figazzi però ad artwork. Tieni in mano. Tieni in mano. Ah, così va abbastanza bene. Vediamo qui. C'è tanto su il Disney. Mica ha fatto, fatto la combo. Cos'è? Vampire Empire. Pure. E mo? Non abbiamo un MST, vero? Un MST intendi Mystical Typhon? Perché sì. Se intendi Mystical Typhon, nope. Mo che essendo al graveyard? Vabbè. Un Black Horn. Che tipo,
Perché se no ci sta Dimensional Prison, Solemn Warning o Bottlemans. Io a sto punto butto un Black Horn. Vai. Vai. Ho deciso il numero 6. Benvenuto. No, non te lo ho detto. Bastardi. Oh no. Quel coso distrugge la magia e trappola. Bastardi. Dan, ci serve subito un altro Destiny and Dragon. Subito. Già. All'istante. Oh, almeno mi serve una super polimerizzazione. Vabbè, al limite, dai, se la perdiamo al prossimo match sto attento. Non ha attaccato? Grazie. Forse non può attaccare. No, ma anche se comunque attaccava c'aveva 2000-2000, non faceva niente ai nostri Boosman. Miracle Fusion. Hai chiesto, hai ottenuto. Ah, che e invece ho ottenuto un altro suono warning. Io che tristezza. Dovrei avere Shining? Sì. Ce la fa. Polimerizzazione. Molto bene. È che tanto se al prossimo turno becco una polimerizzazione a cosa, ci parto un altro Destiny and Dragon. E sono dolori. Ah. Adesso assisterete a quanto può far male uno. Come non detto. Ah, ti vede? Destroy all spell. No, bruttissima questa. Beh, vabbè. Vabbè, però si sono fottuti la carta terreno, non so quanto gli è convenuto. Bene, io metto un'altra dimensione, preso qua e termino il turno. Bastardo. Mai mettere le carte trappole magia prima della battle phase. Non sai mai quella che ti pare. Che cosa? È il mystical time, non lo sapevo io. Cioè, ti rendi conto che ogni volta che facciamo una bella giocata poi failiamo il turno dopo? Dove è BLS? Aspetta, ma tu tieni in mano BLS? BLS? Black Luster. Sì, sì, io c'ho il Black Luster in mano. Il prossimo turno ne evocavo tipo subito. Ah, perché c'abbiamo un mosso scuro e un mosso luce dentro? Sì. Chi c'abbiamo? Chi c'abbiamo? Prisma e Dogma, mi sembra. E Dogma. No. No. Il numero 100. No, ci frega Shining. Maledetto. Beh, però ci fa fuori solo un Wolfman. Quindi adesso al prossimo turno mi evoco il Luster e se c'ho culo con una polimerizzazione pure il Dragon e sono fottuti. In teoria. Ma perché questi due stanno litigando? Ecco, avete appena assistito a come giocatori casuali in duelli tag litigano perché non capiscono le tattiche dell'altro. E tra poco assisterete come io debba dare passaggio per passaggio le cose che Dan deve fare. Allora, no, so già che devo fare l'altro. Stai zitto. Dammi pace, attiva l'effetto. Gio, c'ho una super polymerization in mano. Fighissimo. Oddio. Allora, prima di tutto, attiva super polymerization. Ok. Cazzo, una carta che non ti serve. Non mi sembra tipo bene. Il secondo dogma. Evoco Zero o evoco Escuridao? Sub Zero. Zero e Power. E chi devo usare come fusione? Woodsman è il suo number 101. Bellissimo. Ok. Poi evoco BLS. Poi evoco BLS, sì. Perfetto. Dai. Qualcos'altro che hai? No, c'ho plasma e c'ho dogma in mano. Posso allora, fare solo un altro BLS. Drago. Fighissimo, gli facciamo un botto di danno. Andiamo a vincere? Vediamo. No, non li shottiamo, però gli facciamo tanti danni. Ok.
E il bello è che tanto Torno. Se ci fanno fuori zero sono cavoli loro. Pianta su zero contro Gorg. Sì che lo schianta. Sub Zero? Cos'è Mortal Kombat? Più o meno. Con effetti distruttivi non da poco. In pratica è una carta che quando viene distrutta, cioè quando lascia il campo, anche senza essere distrutta, distrugge tutti i mostri dell'avversario. E abbiamo fatto tabula rasa. Suo Slayer piange. Voi non sentite mia madre che canta Laura Passini dall'altra parte. Ed è un bene, Joe, ed è un bene, soprattutto per noi e i telespettatori. Se vuoi te la canto io. No, ti prego, non risparmiali. No, Mezuki no. Allora. Oh no. Che cosa vogliono fare? Ya dovevi fermare. Non me l'ha fatta, non mi ha dato la cosa di fare il Black Horn, non mi ha dato la possibilità. Non mi ha fatto il messaggino. Strano. Beh, però tecnicamente la prossima è speciale, quindi me la dovrebbe far fare. No. Vampire Empire. Ha preso solo Vampire Empire. E beh, quindi. Bellezza. Ok, quindi ci dovrebbe far fuori Black Horn con l'effetto. No. No, il Book of Life no. Però tanto c'ho il Black Horn. Se non me lo annulla, appena lo evoca lo faccio fuori. Mi sa che. Lo puoi? Black Horn? Sveglia? Black Horn? Ah. Ma non mi ha. Ma il messaggio non lo spawna. Vabbè. E fuori un altro Black Horn. Sì, ma non è giusto. Oh, come? Fa fuori pure i mostri con, con lo schifo? No? No. Allora perché ti ha vietato il Black Cluster? No! Cosa? L'ha fatto! L'aveva fatto, ha fatto fuori il Black Cluster! Maledetto! No, non ci credo che la perdiamo così. No! Cambio di piani. Cambio il cazzo che la perdiamo così. Phantom of Chaos. No, che cosa fai? Viva il Phantom of Chaos. Perché io ho messo l'attacco a caso? E vinciamo così a caso. No, no, Battle Fader, no. Ma quanto culo può aver avuto? Ma dai. Risetto polimerizzazione. Dai. Però dai. Che culo. Sì, ci vuole più culo che anima avere quel Battle Fader là. Cioè, avevamo vinto con quel. Con quel Phantom. Il Phantom in certi deck è veramente power, cavolo. Ma power per essere power power. Vediamo che cosa tiene in mano quello là. Ah, si sono sorrendati. Perfetto, ok. Allora, beh, io direi di terminare qui il video. Spero che vi sia piaciuto. Tra un po' adesso facciamo anche l'altro video sull'altra serie, spero che vi piacerà anche quello. E, niente, un saluto da me, Joe e gli amici del canale. Ciao a tutti. Comunque questo ha dimostrato un po' che se fatti bene anche i vecchi deck possono ovnare, diciamo, quelli nuovi, ragazzi. Quindi non credete mai che comunque affidarsi al meta vi risolva sempre tutti i problemi, diciamo. Dan? Cosa? Che abbiamo sconfitto un drago alla tela con una compulsory. Va bene, ok, siamo leggenda, hai ragione. Ciao ragazzi. Bene, tanti saluti.